Il meeting di oggi è molto importante, il primo meeting dell'area euro-mediterranea che cerca di affrontare il desiderio di un nuovo sguardo, di una nuova possibilità di bene comune. Siamo in un momento delicato, un momento nel quale le migliori energie devono lavorare insieme, in un'armonia, in una sinfonia delle competenze. È possibile mettendo al centro l'umiltà, il desiderio di bene comune. Sono questi i momenti che possono favorire un processo nuovo e tutte le persone di buona volontà, i migliori talenti, devono collaborare in un'idea che nessuno si salva da solo. Partire quindi da uno sviluppo di un pensiero che diventa azione, che porta possibilità concrete di futuro, di bene, verso la costruzione della casa comune. Sì, è l'unica Camera di Commercio attiva su queste iniziative con l'Università Antoniana, è già da un po' di anni che si collabora, per cui è un evento importantissimo soprattutto su un tema fondamentale che è quello dell'economia circolare, che oggi abbraccia un po' tutte le idee a livello nazionale. La prospettiva che queste iniziative danno affinché possa qui partire da Taranto questo segnale importante per il Mediterraneo, che voi sapete bene è purtroppo molte volte anche oggetto e soggetto di situazioni non troppo belle, per cui è attraverso appunto questo percorso che noi riteniamo di avviare un'idea diversa e un utilizzo diverso di questa grande risorsa. Il Mediterraneo è un mare aperto, un mare che accoglie, un mare che mette il concetto della fraternità in una applicazione. Certamente siamo in un momento molto particolare, molto difficile, direi tragico, a quegli avvenimenti che stanno accadendo nella Terra Santa. Ma proprio in questo momento così delicato che la voce nostra è quella di favorire una cultura dell'incontro, una cultura della pace, deve essere la prima messa davanti ogni altra azione. Quindi richiamo oggi da Taranto, che da una città di Mediterraneo, una città che ha saputo dare la carta di Taranto per l'ecologia integrale, avere inizio di un meeting sul Mediterraneo che parla di diversi intrecci, di cui anche l'intreccio del dialogo interreligioso diventa oggigiorno essenziale. La preghiera è uno strumento molto importante per noi religiosi, ma direi uno strumento per l'umanità, per creare una vera fraternità nel quale si torna ad avere la pace al centro della nostra attenzione, al centro del nostro Mediterraneo, perché il Mediterraneo senza pace non è un Mediterraneo. Ci deve essere una cooperazione, perché per la le cose che noi stiamo vedendo attualmente ci vogliono sviluppare il dialogo tra i popoli. Per poter parlare di pace ci vogliono proprio una cooperazione tra tutti. Noi abbiamo pensato con i linguaggi universali, che sarebbe lo sport, l'arte e la musica. Il messaggio oggi io lo dedicherò ai giovani, perché i giovani devono prendere consapevolezza della vita oggi per un miglioramento di domani. Un percorso fondamentale perché, come ci insegna Papa Francesco, tutto è connesso e nessuno si salva da solo. Ed è proprio nella logica della complessità che abbiamo bisogno di intrecciare i saperi, dimensioni, luoghi, territori, storie diverse. Perché solo così possiamo costruire un futuro diverso, soprattutto nel Mediterraneo, avendo e costruendo una visione diversa del Mediterraneo come casa comune di tutti i popoli. In questa costruzione di percorsi, di intreccio, di percorsi, di saperi diversi, ecco, qui alla Camera di Commercio questa mattina parliamo di intrecci economici con ospiti importanti, avremo un collegamento importante con Betlemme in questa situazione, anche in questo sfondo storico molto particolare e delicato. E allora parliamo di intrecci economici, nel pomeriggio parliamo di intrecci di pace, perché l'economia, la teologia, la spiritualità, l'arte, la musica, tutto deve essere al servizio della pace per costruire un benessere comunitario. Riuscire a iniziare a promuovere il nostro territorio. Grazie.
percorso Coviamo è alla terza edizione, è un incubatore fraterno di impresa e c'è un percorso di accompagnamento di chi ha un'idea imprenditoriale, un sogno, a strutturare, a dare forma a questo sogno, a dare forma a questa idea, creandoci anche un modello di business che possa essere poi proposto all'esterno e testando soprattutto questa idea, no? Perché molto spesso capita che si parta con l'impresa, quindi si faccia impresa senza aver testato e quindi magari si corre il rischio di fallire. Allora questo percorso serve per tenere un po' i piedi per terra, sognare e tenere i piedi per terra, sognare, costruire il proprio sogno, ma anche capire se questo sogno, se questa proposta imprenditoriale può avere successo, può avere senso e che valore dà al territorio. Per questo Coviamo diciamo, accompagna le idee imprenditoriali fino a un evento finale in cui si presentano le idee al pubblico e oggi durante il meeting intrecci saranno presentate due idee che, di due partecipanti al percorso che hanno seguito il percorso e ci presenteranno le loro idee imprenditoriali.